Buongiorno Fiammetta, adesso buongiorno. Ti saluto ufficialmente. Buongiorno a tutti gli amici di Libri e Caffè. Allora, caro Armando, oggi ci tingiamo di giallo perché il libro che vi propongo è un'indagine per un ipotetico suicidio che vede coinvolti dei personaggi un po' particolari. Il titolo è Il testimone chiave di Sara Savioli per Feltrinelli Editore. In realtà ho conosciuto questa autrice un paio d'anni fa, avrei voluto e dovuto parlare dei suoi libri, ma il Covid ci ha messo lo zampino, quindi li recuperiamo oggi. Allora, la protagonista di questo spassosissimo giallo è Anna, una donna all'apparenza normale, una vita normale, insomma, vive a Milano, è sposata con Alessandro, ha un figlio di 5 anni, un gatto di nome Banzai, due piantine che le tengono compagnia, una sorella attraente che a ogni relazione finita viene a spiangere sulle sue spalle, un padre vedovo che si è rifatto una vita con una nuova compagna che Anna ha sia accettato ma che le ricorda continuamente la perdita che ha subito. E poi Anna ha un lavoro particolare, lei lavora in un'agenzia investigativa e ci lavora da quando, a causa di un incidente d'auto, lei ha acquisito una sorta di dono. Praticamente Anna riesce a comunicare con tutte le forme di vita che popolano il pianeta, animale e vegetale. Ok? E questo talento fa comodo all'agenzia investigativa Cantoni in cui lavora. Il suo capo, questo signor Cantoni, tra l'altro è un tipo molto rude, un tipo freddo, una parola è poco, due sono troppe, è scorbutico e con Anna si scambiano queste battute al vetriolo tutte le volte che si incontrano. Ma lui è molto preparato e molto in gamba e sotto sotto è anche un buono. Il suo assistente è Tonino, un simpaticissimo napoletano che compensa le paturnie del capo, chiamiamole così. E a completare questa singolare squadra c'è Otto, un enorme alano, ed è l'alano più fifone del pianeta con un complesso di inferiorità spaventoso. Ok, questo è il quadro. E in questo libro l'agenzia investigativa viene ingaggiata perché un noto industriale si è suicidato e ha lasciato una strana eredità ad una badante, una cifra che non è alta, è piuttosto precisa e anche le motivazioni sono piuttosto ambigue. La badante in realtà non era proprio una badante, faceva le pulizie e teneva compagnia al vecchio, quello che si è suicidato, ed era diventata sua amica. Il figlio dell'industriale però vuole vederci chiaro e parla addirittura di circonvenzione di incapace. Allora cosa succede? Che gli investigatori vanno alla villa dell'industriale e trovano ad attenderli un agguerritissimo, bruttissimo e cafonissimo cane Carlino, di nome Carl. Otto, l'alano, si barrica subito in macchina e Cantoni interroga gli umani. Anna, ovviamente, in virtù del suo dono, si mette a parlare con le altre forme di vita. E allora lei le tratta un po' come esseri umani, tanto che si avvicina al Carlino e comincia a fargli le condoglianze per la morte del padrone, è tutta carina, come se fosse un essere umano vero e proprio. E poi invece il cane gli risponde scorbutico: il vecchio ha tirato le cuoia, ce ne faremo una ragione. Femmina, il tuo polpaccio è invitante. È perché il Carlino, caro Armando, è anche un erotomane. E insomma, tra un tira e molla, un ricatto e un altro, il Carlino dice di aver visto qualcosa la notte in cui il vecchio si è suicidato, ma non vuole assolutamente parlare, a meno che Anna non gli organizzi un tête-à-tête con Otto, perché Carl, il Carlino, è un erotomane, come ho detto prima, e non si fa troppi scrupoli. Maschio o femmine sono la stessa cosa per lui. La cosa sembra divertente, ma convincere gli animali a fare qualcosa per questi umani, per le vicende di questi umani, a loro, animali e piante, non gliene importa proprio niente. Per cui alla fine Anna chiede alle piante del giardino, ma loro sono piuttosto restie a parlare con gli sconosciuti. Insomma, l'unico è far parlare il Carlino. Ci riusciranno? Prendiamoci un caffè. Appunto, prendiamoci un caffè e poi torniamo con la Fiammetta. Il nostro giallo, perché Cantoni da una prima ricognizione racconta le sue impressioni. A prima vista questo industriale era piuttosto ben voluto da tutti, non fosse altro che per tutti i posti di lavoro che aveva creato con la sua azienda. Solo che 6 anni fa aveva venduto tutto a una multinazionale e questo aveva destabilizzato un po' gli asset aziendali e creato non pochi dissapori. E insomma, Cantoni oltretutto
rintraccia con Tonino, la badante, e scoprono che anche lei non è troppo persuasa del suicidio del suo padrone, il quale tra l'altro aveva un sogno da realizzare. Infatti, di lì a pochi mesi avrebbe aperto un grande spazio espositivo in memoria della defunta moglie. E la badante fornisce anche una serie di nomi, per cui le indagini si allargano e passano all'architetto che stava organizzando tutto questo, all'ex socio, all'amico di sempre, e insomma man mano che le indagini vanno avanti si scoprono un po' di altarini, luci e ombre su quest'uomo che tutti definiscono buono, definivano buono, ma anche tanto tanto triste. Insomma, Luigi Barani era una persona tanto bene, tanto buona, però aveva qualcosa da nascondere, e a un certo punto spunta anche una misteriosa ragazza con cui lui si era visto, e la fonte è assolutamente sicura, dice Anna, perché è un gran micione soriano il quale racconta di aver visto il Barani prima di morire con una donna. Insomma, però i gatti, si sa, non sono troppo fisionomisti, di conseguenza più di questo non sa dire. Bisogna proprio tornare dal Carlino, non ce n'è. Però, caro Armando, qui c'è un problema, perché il Carlino, Carl, è scomparso. È stato rapito? Non si sa, cioè si saprà alla fine, e in ogni caso partono subito le ricerche per trovare questo che è il testimone chiave di questa vicenda, no? E intanto Anna ritorna alla villa cercando di fare un tentativo con le piante, quelle della serra, che però se la tirano un pochettino, le piante di serra sono ancora più riottose delle altre. Però Anna è fortunata perché trova un'erbaccia, disposta a parlare, e lei chiede se sa cosa è accaduto 2 settimane fa, la notte del suicidio. E la pianta le risponde: bella, ci abbiamo un problema, io sono nata 32 ore fa. Ma le tue amiche no, risponde Anna, e loro non parlano. E mi pare ovvio, si sono votate al dio Squadrello Bianco, che le ama e le cura, fa piovere quando serve e le scalda quando hanno freddo. Guardo il dio Squadrello Bianco, più comunemente noto come termostato. E l'erbaccia continua: hanno fatto voto di silenzio per lui, non ti parleranno mai. Per fortuna Anna trova un gruppo di pipistrelli rientrati da un rave party a base di zanze, che fornisce loro, che le fornisce un'informazione interessante, e aprono un'altra pista, un'altra ipotesi su questo presunto suicidio. In tutto ciò, in tutta questa indagine, abbiamo anche la vita privata, personale di Anna. Il suo padre si scopre malato, la sorella ha conosciuto un nuovo uomo, forse interessante, il marito di Anna è sempre più preoccupato per questo strano lavoro che fa la moglie, e la sua psicoterapeuta, perché Anna è una psicoterapeuta, certo, è sull'orlo di un esaurimento nervoso per tutti i racconti che le fa Anna. Insomma, alla fine poi le domande si accalcano una dietro l'altra: chi è che voleva il vecchio Barani morto, chi è la giovane donna che ha incontrato, e soprattutto che fine ha fatto lo scostumato Carlino. Insomma, il testimone chiave è un giallo piacevolissimo, caro Armando. Ma tra l'altro è un giallo, scusa, è un giallo real fantastico, non so, no, scientifico, è commedia, no, diciamo commedia, bello, è molto divertente, e io lo consiglio per staccare, se magari uno viene fuori da un periodo un po' antipatico, oppure se ha finito un bel tomo pesante, una lettura veramente vivace, divertente, veloce. Però attenzione, che non mancano spunti di riflessione, perché la Savioli è bravissima, perché ci mostra un punto di vista, quello delle piante e degli animali. Infatti, come ci vedono, che cosa potrebbero pensare, ed è un punto di vista alternativo e tutt'altro che scontato. Sai che me lo chiedo spesso io, come mi vede Kira, per esempio, il suo cagnolino, e Sally, come mi vedono? Ti suggerisco questo, ma anche gli altri libri della Savioli, che sono un po' su questa falsariga, no? Sono spassosissimi, molto divertenti, bello. E veramente una lettura bella, vivace, piena di verve, di brio, poi queste botte risposte. Ha della favola comunque, no? Un po' favolistico, diciamo. Beh, certo, animali che parlano, animali, piante che parlano. Sì, io ripeto veramente questo nome, il nome, che è il testimone chiave, Sara Savioli, per Feltrinelli Editore. Bene, Fiammetta, ti ringrazio anche per oggi, anche per questo martedì, e quindi l'appuntamento è per martedì prossimo per quanto riguarda libri e caffè. Ma siccome abbiamo già gli ospiti in studio, noi mandiamo un brano, tu rimani ancora con noi per qualche minuto. Saluto che conosco. Ok, allora mandiamo il brano e poi appunto vi presenteremo gli ospiti di questa mattina. Ciao! DJ Fox è ovunque. Ascoltaci in tutti i modi possibili dal nostro